Ben ritrovati a Piazza Grande, torniamo, anzi veniamo per la prima volta a parlare di un problema molto sentito in realtà da parecchie persone, ma che molto spesso si tende a mettere sotto il tappeto. Ne parliamo con Mario, io ho già dimenticato i nomi. Mario Comuzzi. Mario Comuzzi e con Diego Cervai, benvenuti a Piazza Grande e parliamo di quello che sono un po' i rapporti tra alcune persone, alcune famiglie e i servizi sociali del comune. Siccome è un tema molto delicato, poi dopo quando vedremo solo il formulario ne parleremo anche con lei, però vorrei lasciare proprio parola a chi sta vivendo questa cosa, poi dopo decidete un po' voi a casa quello che vi sembra più giusto, perché almeno da parte mia non mi pare giusto dare dei giudizi, almeno, ma far parlare proprio loro il protagonista. Allora, benvenuto, la sua vicenda, insomma, io l'ho vista là in Largo Barriere, dai, facciamo. Beh, io propongo di partire, di iniziare dalla manifestazione che abbiamo fatto nei giorni 28-29 marzo davanti alla stazione marittima, in quelle due giornate in stazione marittima c'era un grande convegno organizzato per celebrare la legge dell'amministrazione di sostegno che compiva 10 anni, la legge numero 6 del 2004. Al convegno partecipavano dall'ideologo che vanta di essere l'autore della legge, Paolo Cendon, alla sua, come si può dire, fedele seguace, perché è un termine che ha usato lui stesso nei riguardi della ex giudice tutelare Gloria Carlesso, e dunque erano i relatori principali. E poi c'era una bella lista di professori, di rettori, dottori, di tante persone molto titolate che rappresentavano un po' tutti i settori delle istituzioni. Ecco, volevo spiegare che cosa prevede questa legge, perché in tanti, sottoscritto compreso, non ne ha idea. Ce ne senti parlare molte volte, ma poi fisicamente non sai che cosa prevede. Ecco, la legge, naturalmente, io la descrivo come l'ho conosciuta nella pratica, come è stata applicata nei casi in cui abbiamo visto io, testimone diretto, e altre persone. È una legge che sembra prefiggersi anche di sostituire l'interdizione e l'inabilitazione. Anzi, su questo versante ci saranno molto presto delle novità, secondo me molto peggiorative. La legge sull'amministrazione di sostegno, nella pratica, io dico, parlo per esperienza diretta, e per questo noi manifestavamo davanti alla stazione marittima. Però ci spieghi perché? Perché uno che sta a casa sennò veramente non capisce. Sì. Cioè, cosa dice questa legge? L'amministrazione di sostegno ufficialmente propone di offrire un aiuto alle persone che hanno una invalidità permanente o anche provvisoria. E loro dicono per gestire anche le faccende della quotidianità quando uno non riesce, sia per inabilitazione permanente sia per problemi provvisori. E per, ecco, però come viene gestita questa legge? Cioè, che problemi poi ci sono? Perché poi queste sono tipi di leggi quando fondamentalmente una persona si sostituisce a parenti o qualche altro, sono situazioni dove veramente conta molto il buon senso delle persone che poi dopo di fatto vanno ad amministrare la vita degli altri. Certo, che vanno ad amministrare la vita degli altri, la vita e i beni degli altri. Ebbene, sì, come si concretizza un mandato di amministratore di sostegno? Il giudice tutelare firma un decreto col quale nomina una persona, più o meno a Trieste sono 2/3 in genere avvocati, per amministrare sì le faccende della quotidianità di una persona inabilitata, sia pure anche provvisoriamente,
ma in realtà finisce per avere un mandato completo, totale, per gestire le faccende della quotidianità, ma anche il conto in banca, e anche l'aspetto sanitario medico, per cui, stando ai casi che conosciamo, è un avvocato che alle volte non ha nemmeno visto la persona beneficiaria della sua assistenza, e decidere anche in materia di sanità, a prendere delle decisioni, addirittura anche chirurgiche. Ecco, quali sono i problemi maggiori? Perché io ammetto, qualche caso lo conosco anch'io, a volte, vabbè, non è il caso di Trieste, però a volte è accaduto che, pensate, una mamma assieme all'altra, a sua mamma, quindi alla nonna, si sono viste portare via, per dire, la bambina soltanto perché avevano la sfortuna che sia una che l'altra non lavoravano. Mi è capitato di vedere situazioni, questa volta qui a Trieste, di persone che avevano magari dei figli, ma che però autonomamente si era deciso che i figli non potevano gestire questa cosa, e quindi c'era l'amministrazione di sostegno che fondamentalmente c'è una situazione un po' così. La cosa il grande guaio, però, da quello che io ho capito, è che questi amministratori gestiscono la vita, non tutti, per l'amore di Dio, però come la figura, gestiscono la vita delle persone, però sono incontestabili, cioè è come se fossimo sotto un regime dittatoriale, dove tu non puoi dire A su quello che queste persone fanno. Noi apprezziamo l'occasione per definire un po', anche per suddividere in due settori l'argomento di cui stiamo discutendo, anche se non si riuscirà a vedere in video, qui abbiamo riprodotto i due striscioni principali che avevamo esposto al di fuori della stazione marittima per contestare quella riunione, quel convegno nazionale sull'amministrazione di sostegno. Noi abbiamo esposto uno striscione che denuncia la legge e come viene applicata, con queste parole: a Trieste abusi nelle migliaia di amministrazioni di sostegno. E l'altro grande striscione: a Trieste ogni anno centinaia di bambini strappati alle famiglie. E dunque, se parliamone come due argomenti distinti, sull'amministrazione di sostegno su cui stavamo parlando, capita, noi siamo testimoni di moltissimi casi di abusi. Già 4 anni fa, facevamo delle conferenze insieme, io con il giornalista Paolo Parvel e anche l'attuale presidente del Movimento Trieste Libera. Non c'entra. Facevamo delle conferenze insieme sugli abusi sull'amministrazione di sostegno. In queste conferenze io portavo i casi di cui ero testimone diretto. Io portavo 12 casi gravi, di cui 3 mortali, dovuti all'amministrazione di sostegno. Abbiamo visto che lo stesso ideologo Paolo Cendon, mesi fa, in una delle sue conferenze, dichiarava con vanto che a Trieste sono applicate già oltre 4.000 amministrazioni di sostegno. E il loro obiettivo è molto più ampio, perché già in una intervista la ex giudice tutelare Gloria Carlesso nel 2009 dichiarava che a Trieste prevedono 25.000 di queste interdizioni. Io dico interdizioni perché in realtà si dimostra uno strumento giuridico che toglie assolutamente tutti i diritti alle persone colpite. Ecco, ma io vorrei capire, c'è un qualcosa dietro, perché magari chi amministra certi beni poi dopo ha certi interessi, visto che non c'è il controllore che controlla il controllato. Certo, non c'è. Abbiamo visto, intanto non è una prestazione gratuita questa degli amministratori di sostegno. Quanto prende un amministratore di sostegno? Ma loro hanno la facoltà di rifarsi come rimborsi spese o a loro discrezione, e in proporzione del patrimonio del beneficiario. Perché calcolando che la maggioranza degli anziani qua pila che nega, bel business, voglio dire. Faccio un esempio fulmineo. Fra i casi denunciati di cui siamo ben a conoscenza,
una coppia di anziani ultra settantenni, marito e moglie, proprietari, con due figli sui 40 anni, volevano mettere sotto amministrazione di sostegno tutti e quattro. I due figli se la sono cavata pagando avvocati e con una serie di procedimenti giudiziari. Bene, le è costata cara per la sessione cavata. I due anziani avevano insieme una pensione sommata di circa 2.400 euro che permetteva loro di vivere decentemente in una casa di loro proprietà. Ebbene, l'amministratore, un avvocato, ha deciso di lasciare a loro solo 600 euro al mese. E il resto li deposita lui non si sa dove. Avevano una studentessa che faceva dei lavori in casa per loro. Ma lui, scusate, ma se lui l'ha sostituita. Andare, magari lei che piace ai ragazzini di 20 anni e lui ancora che ha certe voglie, cioè se un ha i suoi soldi può fare quel che vuole? Beh, domanda. No, per esempio a un anziano sotto amministrazione di sostegno vietavano di comprare la cioccolata che le piaceva. Un altro che è anche pensionato, che frequentava la zona B, diciamo, cioè il Porto Rose, Pirano, eccetera, li hanno vietato perché dicevano che si era messo in testa chissà che cosa, ma come pensionato non poteva usare la pensione come voleva lui. Torniamo a quella coppia di anziani a cui hanno sostituito la studentessa che per pochi soldi faceva le pulizie, hanno messo una di loro gradimento a 25 euro all'ora. Sì, ma chi controlla? Poi, scusi, aggiungo un particolare, questo amministratore di sostegno, un avvocato, ha venduto un alloggio in Lignano Sabbiadoro contro la volontà dei proprietari per 40.000 euro. Dunque anche un monolocale in Lignano Sabbiadoro si può stimare. Certo, chi l'ha comprato, lo ha venduto per 40.000 euro e se ne è tenuto 10.000. È uno evidentemente bravo perché si è fatto firmare un documento dall'ex giudice Carlesso per questa vendita. La vendita era giustificata dalla stessa signora Carlesso per la necessità di fare liquidità, ma quella liquidità no, non c'era nessuna emergenza di fare liquidità. Poi abbiamo saputo anche a chi l'ha venduta, insomma è un altro capitolo, però non vorrei andare troppo in là perché c'è la querela facile. Vabbè, se è una cosa che è obiettiva, cioè non bisogna mai aver paura, penso, allora, non è la verità. Volevo dire che proprio sull'amministrazione di sostegno, noi diciamo sempre che parliamo di casi documentati e di cui siamo testimoni. Per esempio, sull'amministrazione di sostegno, noi siamo, proprio io e Diego, siamo testimoni diretti di cosa sta succedendo a una signora che si è rivolta a noi mesi fa. Diego, dunque, raccontaci questa cosa. Raccontaci di questa cosa. Niente, questa signora si è rivolta a noi perché appunto aveva il papà che era una casa di riposo. In questa casa di riposo dopo un po' gli è stata data l'amministratore di sostegno. L'unica cosa è che questo papà di questa signora era proprietario di una villa a Opicina. 6 vani e 800 metri quadrati di giardino. Una bella villa, sono andato a vederla anche. Dopo un po' si è messo di mezzo una persona e hanno deciso all'inizio che volevano vendere la nuda proprietà di questa casa perché hanno detto il signore è talmente tanto ammalato che non può più tornare a casa e quindi... Però ha parenti? Ha questa figlia, questa signora. Io adesso vi interrompo e vi racconto quello che è capitato a me, quindi io posso tranquillamente dirlo perché io fai varie mie visite, diciamo di cortesia, al pronto soccorso a Cattinara, tra le varie, anzi faccio un saluto anche che ormai sono più là che a casa, mi è capitato una mattina, mentre aspettavo appunto di essere dimesso, una persona dell'azienda per i servizi sanitari, questa non l'ho ancora raccontata, andai da una signora e chiede: ma signora, ma lei è la casa di affitto, è la casa di proprietà, ha parenti, non ha parenti? Ebbene, ma se suo figlio non è qua, lei deve vendere la casa così ha i soldi per curarsi. Allora, fermo restando che anch'io posso essere d'accordo, perché se tu hai dei figli e non vengono su in ospedale, mi sta bene anche, però non credo che sia compito di un assistente del servizio sanitario, dell'azienda sanitaria 1 Triestina, adesso non mi ricordo che distretto era, se il 3 o il 4, ma comunque poco importa, compito suo
dire a una persona vendi questo, fai quello, fai quell'altro, con un'insistenza, per l'amore di Dio, questa c'aveva le palle perché ce le aveva, però dal punto di vista della professionalità, cioè tu devi star là per vedere un po' quali possono essere le soluzioni migliori per te, e questa era lucida, non è che era, poi per l'amore di Dio, magari sei anche accecato, ma dire signora, ma lei cosa lascia a suo figlio, che lei sta qui male e che non sta neanche là e che lei mi dice non sa dove andare, lei vende la casa nel momento che quella casa la vende per curarsi lei. Ora, è un discorso che ti può fare l'amica, secondo me non può una persona che comunque là in quel momento, non dico che sia un pubblico ufficiale, ma comunque rappresenta lo Stato e l'azienda sanitaria. Questa ve la racconto perché l'ho vista io, per cui cioè, se partiamo da lì, allora, qualcosa voglio capire cosa accade poi. Approfitto di questa cosa, mi è successo a me personalmente un mese fa. Come saprai, mia madre è invalida civile al 100%, è caduta a casa domenica, perché succede sempre la domenica, e si è rotta il femore. È andata con la Croce Rossa a Catinara proprio. Il giorno dopo un'infermiera, perché è una prassi normale a Catinara, mi ha chiamato un'infermiera chiedendomi di chi è l'appartamento. Se mi va male usufrutto, se di proprietà e di chi è l'appartamento. Come hanno saputo che l'appartamento è mio? Comunque, finché si deve far cassa, perché l'ospedale è rosso, però... Però è prassi... Addirittura mi sono fatto vedere il modulo, è proprio prassi chiamare subito i servizi sociali, l'infermiere eccetera eccetera e chiedere queste cose, che trovo assurdo, perché invece di chiedere o di dirmi come sta la mamma, mi hanno subito chiesto di chi è l'appartamento, se ha l'usufrutto e chiedermi l'ISEE. Sì, poi dopo perché quando sto male io, devi star là a un certo punto incazzati con chi ti risponde al telefono e dici guarda io abito da solo, se ti aspetti ancora un po', non so, no, perché se uno ha problemi, come io non ho problemi a dirlo, cioè, come ogni tanto il cuore fa i suoi capricci, se stai là un'ora a raccontarti la storia della tua vita, cioè te chiediamo lì prima. Infatti il grande... No, ultimamente sono molto migliorati, bisogna dire la verità, però fino a un anno e mezzo fa, ragazzi, c'era mai il 118, dovevi pregare Dio di non essere messo male, perché se là eri su via e via, poi un infarto, un elettrocardiaco, stavi solo, ci restavi là, perché erano proprio degli imbecilli quelli che rispondevano, non tutti, non però tutti, c'era più di qualche... per amor di però Dio, alcuni imbecilli sono anche quelli bravi, ce n'erano, no, io per fortuna ultimamente la verità ne ho trovati bene, però cioè, ecco, allora la mia domanda è questa e dopo andremo a chiederlo anche, ma allora permesso che loro possono essere anche di parte, no. Io però l'ho vista con le mie occhi sta cosa, ma è vero, mi è successo a me adesso e cioè è follia sta cosa. È successo veramente, cioè, e per concludere il discorso prima di quella signora, il papà aveva questa villa o piscina, l'hanno messo in questa casa di riposo, hanno detto di vendere la nuda proprietà perché non tornerà più a casa. Dopo, questa persona che doveva comprare la casa, insomma non so come è riuscito, hanno deciso di vendere la proprietà complessivamamente, cioè tutta, la nuda proprietà e quell'altra. L'hanno venduta e dopo pochi giorni il papà è morto di questa signora. L'hanno venduta da notare, una villa o piscina, 6 vani, 800 metri quadrati, 500.000 euro, mettiamo così circa, non vale? Personale. Eccolo. L'hanno venduta a 240.000 euro. Io sono andato a vedere una bella villa. Ma c'è il gioco anche la nuda proprietà, no? Che vale comunque... No, ma l'hanno venduta non nuda proprietà. Tutto. Ah. Cioè, tutto completo, senza... Cioè, completa. Cioè, il confronto Equitalia se signora, appunto. Allora. Il problema qual è? Che la signora, questa, è la figlia... non aveva l'amministratore di sostegno e quindi era l'unica erede di questa proprietà. L'hanno estromessa, l'hanno messa al Teresiano, dovevano... Nemmeno informata della vendita, l'abbiamo scoperto noi, l'abbiamo aiutato noi a smascherare questa vicenda. E dopo tutto questo problema... ho parlato io con l'assistente sociale di questa signora, mi ha detto ma sai non preoccuparti, adesso gli daremo un appartamentino, gli daremo un lavoretto, mi ha detto ma scusa tanto, ma la signora con i soldi della vendita della sua villa avrebbe potuto vivere di rendita tutta la vita, invece non ha niente, vive il Teresiano, che giusto oggi era anche giù presente in barriera, vive il Teresiano, non ha soldi. E qua Mario Comuzzi gli dà ogni tanto qualcosa, l'aiuta. Sì, ma scusate, per quale motivo, cioè, voglio dire, è venuta persona morta, quindi in teoria lei comunque dovrebbe aspettare. Sono questi soldi? Aspetta, il tocco di grazia qual è? Proprio il fiorello, no? Il fiore. L'hanno messa sotto amministrazione di sostegno. Quando noi siamo arrivati quasi
quando noi siamo arrivati quasi a prendere i soldi tramite avvocati, hanno deciso che la signora ha bisogno di amministratore di sostegno. Sì, ma per quale motivo? Perché c'è, non è che uno si inventa. Allora, io ero presente anche quando un giudice ha detto riguardo l'amministratore di sostegno, ha detto il giudice che dovrebbe essere la persona a decidere e a chiedere l'aiuto dell'amministratore di sostegno, perché questo giudice ha detto l'amministratore di sostegno può servire anche solamente per mandare qualcuno a fare la spesa. Dovrebbe sì, essere, ai vari livelli, insomma, dovrebbe essere un aiuto dell'anziano o della persona disabile. Invece, se tu un giorno augurati mai di aver bisogno, no, io spero che mi venga un colpo prima. Cioè, se ti vogliono mettere l'amministratore di sostegno, no, tu non te lo levi più di torno. Tu puoi andare, io ho un amico che lui ha delle prove veramente cose pesanti contro l'amministratore di sostegno. Ragazzi, non è disponibile a pubblicarle, cioè non c'è problema, io lo dico subito perché... E non riesce nessuno, e questo tra parentesi, questo mio amico è anche uno un pubblico ufficiale, non riesce a togliere l'amministratore di sostegno, non per questo suo parente, cioè non riesce. Sì. E ha le prove addirittura che questa persona, amministratrice di sostegno, non è di Trieste questa, viene addirittura fuori da Trieste, si fa pagare il treno, va a fare gli acquisti, si prende... Ecco, ma perché, scusate, da fuori? Perché la voce è girata. Cioè, nel senso che adesso hanno visto che il business è molto elevato e quindi stanno un po'... Scusate, non è una legge nazionale. Cosa? Non è una legge nazionale questa. Sì, però io ho parlato... Ho capito che quasi tanti vecchi. Andrea, però... quando c'era questa manifestazione di loro, no? Giù la Marittima, ho parlato con un signore che ha un'associazione a Pordenone e si è offerto di aiutarci, perché ha detto a Pordenone gli amministratori di sostegno, avvocati, sono in minoranza, la maggior parte degli amministratori di sostegno sono i parenti, come dovrebbe essere. Sì. A Trieste ha detto, non so come mai a Trieste siamo l'opposto. No, soprattutto perché di solito i figli, se il genitore che scrive, comunque i fiori, se non altro, se li guarda. Appunto. Proprio per la paura che invece dopo li portino a Trieste tutto la maggioranza sono avvocati e la minoranza parenti. Perché stessi parenti, anche questo qua, il fratello, sta facendo di tutto per ottenere l'amministratore, niente. Lui non può farlo perché... È povero? No. Ah. Anzi, adesso ho paura che gli porti via anche la sua casa, perché è la metà proprietà dell'appartamento. No, ma là c'è il problema che, sai, è difficile portare via, vendere, se c'è uno a fare balle, no? Cioè... È un pubblico ufficiale, poi oltretutto ecco, è là, quindi... pericoloso, però... Ma sentite, ma vi domando, perché abbiamo solo 5 minuti, poi sì, dopo faremo proprio un ciclo di trasmissioni, magari inviteremo le persone, come a me piace, comunque a volto non visibile, perché a me interessa che le persone raccontino le cose... non servono che mettere la propria faccia, l'importante è che sappiamo noi chi sono queste persone. Su questo sono stati degli atti giudiziari, cioè la magistratura è informata, fa qualcosa, non fa niente? No, la magistratura è informatissima, ma la magistratura ha un ruolo dall'interno. Io vorrei magari un attimo completare il quadro di questa... In due minuti. Della, sì, quindi l'amministratrice di sostegno dell'anziano, proprietario della casa che è stata venduta il 3 marzo di quest'anno e che è deceduto 3 settimane dopo, l'amministratrice di sostegno che ha venduto senza informare la figlia, è quella che poi, quando ha saputo che questa vicenda è stata scoperta, smascherata di lei, è andata lei da un giudice tutelare a chiedere l'amministrazione di sostegno per questa figlia, si chiama Paola. Sì. E quindi, come posso dire, quella che ha gestito la proprietà dell'anziano è andata dal giudice per, io direi, quando uno va dal giudice va a denunciare la figlia che non era stata nemmeno messa al corrente della vendita della sua proprietà. Ebbene, il giudice incredibilmente accoglie questa richiesta e nomina un amministratore di sostegno e sottopone questa Paola ad amministrazione di sostegno. Ma come? È proprio quella stessa signora su cui ci sarebbe da ridire. Come mai ha venduto la proprietà? No, ma quello che, cioè perché sai, da esterno, no? Ma quello che lascia perplesso è che addirittura, vabbè, saranno fogli prestampati, però che si invita la persona a cui tu puoi limitare la capacità a nominare non quello che magari può essere un medico di parte o qualcos'altro, no, a nominare un legale, un avvocato. Cioè, allora... Nella mia testa da imbecille, forse magari mi dai
me lo danno anche a me, dopo l'amministratore di sostegno, o anzi lo psichiatra forse, che sarebbe meglio, è che l'unica volta che sono andato da uno psicologo di vita mia, roba che diventi matto lui. Allora, cioè, noi stiamo parlando che una persona per la quale io ente, io comunque persona, indipendentemente chi, dico, tu Diego non sei in grado di gestire le tue cose, allora tu non è che vai là con un medico, ma vai là con l'avvocato, perché giustamente l'avvocato è un medico. Cioè, già la forma iniziale è una cazzata, scusate i termini, ma insomma... Cioè, questa è la follia pura. Io abbiamo veramente un minuto, quindi... Io ero andato per evitare che quell'avvocata destinata, nominata amministratrice di sostegno, per evitare che facesse il giuramento su una persona che non aveva mai visto neanche in fotografia. E invece non sono riuscito a evitarlo, perché hanno fatto questo giuramento, pur avendo io consegnato quel giorno stesso questa mia raccomandata a mano al giudice e anche a questa avvocata, che adesso è nominata amministratrice di sostegno. Cioè, comunque, in ogni caso dovresti comunque informare. Cioè, allora, sapete, allora, qualcuna volta un politico mi ha detto una cosa. C'è stata una vendita tra azienda, non mi ricordo se azienda sanitaria o Burlo, e l'ATER. Allora, al momento della vendita dell'azienda sanitaria del Burlo all'ATER, o viceversa, chiedo scusa, ma comunque il concetto è tra un ente pubblico e un altro, quell'ente per il piano regolatore era a destinazione uso agricolo, quindi con un valore molto basso. Dopodiché è stato trasformato, dopo fatto il passaggio, quindi per un black and white, è stato dato, trasformato in quella categoria dove tu puoi costruire ambulatori, servizi e quant'altro. Ovviamente questo terreno ha avuto una rivalutazione non da poco. Questo politico, mi ricordo, eravamo in consiglio comunale a Trieste, nella passata, disse: se lo fanno gli enti pubblici, si può fare. Ecco, questa è stata la dichiarazione, tra le altre cose, anche verbale nelle sedute, nelle registrazioni del consiglio comunale. Per cui, Carlo, se devi dire Trieste libera, chiedo scusa, ma cos'è? Liberemo i palazzi del potere noi, se sì. C'è sta gente. Siamo ispirati da questo principio. Posso far notare ancora un dettaglio? Io purtroppo devo tagliare, perché sennò mi sparano in tutti i sensi. Faremo un ciclo, anzi vi chiedo, prepareremo magari un ciclo più avanti, giusto così per farmi mettere ancora qualche bomba sotto casa in più. Faremo un ciclo di queste cose con le testimonianze, ovviamente con quello che possiamo faremo anche vedere i documenti di queste cose, dopodiché a voi spettatori decidere. Certo è che si sa, il mercato immobiliare è un business enorme e in tempi di crisi tutto è lecito pur di intascarsi i soldi. Grazie, arrivederci.